Padre Antonio Triani è appena arrivato dal Centrafrica e è un missionario, appunto. A lui mi riferivo e non solo a lui, perché sono tante le persone che hanno scelto di portare la propria missione, il proprio desiderio di essere parte attiva nella costruzione di un domani in un territorio lontano e pieno di difficoltà. Padre Triani, benvenuto. Sono un po' in difficoltà perché è un momento particolare, nel senso che Padre Triani in questo momento sta convivendo con due emozioni diverse e di questo me ne dispiace, però noi dobbiamo in qualche modo guardare sempre al significato più profondo degli eventi e oggi forse è un segnale anche questo, che oggi noi possiamo dire un grazie formale, sostanziale, pieno di significato, pieno di emozioni, pieno di suggestioni, a padre Antonio Triani, la città riconoscente per l'intenso, instancabile, proficuo lavoro di cura, sostentamento, assistenza, formazione, evangelizzazione svolto sin dal 1986 presso le missioni cappuccine in Africa, dove ha saputo portare speranza di vita, possibilità di crescita culturale e religiosa mediante costante presenza e profonda fede. Per aver inoltre saputo sensibilizzare e stimolare la nostra città ed il nostro territorio attraverso il suo straordinario esempio circa le sue attività ed i suoi speciali percorsi di carità e di vita. Attraverso internet, per esempio, mi arriva il Corriere Apuano, che prima arrivava a volte dopo un anno per via normale di posta. Invece adesso, per fortuna, praticamente riesco a leggerlo e quindi sono contento di essere pontremolese. Se sono riuscito a fare qualche cosa di buono, anche grazie a questo ambiente dove sono cresciuto. E la Repubblica Centrafricana, sapete, è uno dei paesi più poveri del mondo. Diceva prima il nostro sindaco, Lucia, che è stata colpita stamattina dal discorso del vescovo di Modena, che dice che si tratta di equilibrare quando si aiutano le persone bisognose tra il dare il pesce e insegnare a pescare. Io, ecco, ricevo questo premio anche a nome di a tanti altri missionari pontremolesi che hanno operato sia in Centrafrica, ricordo padre Bruno, padre Cesare, padre Emanuele è stato qui, e anche in altri paesi. Si cerca soprattutto di privilegiare l'attività formativa, ma non sempre è possibile. In questi ultimi anni il Centrafrica ha conosciuto una crisi politico-militare, ha subito purtroppo, e quindi era più importante aiutare a sopravvivere le persone. Anche il Papa è andato, come sapete, ha aperto la Porta Santa nella capitale del Centrafrica, Bangui, proprio per dimostrare la sua solidarietà a una popolazione tribolata. Ecco, quindi c'è anche dei valori, è un popolo, la gente è povera, semplice, la maggioranza coltiva i campi. Il primo presidente, Boganda, ha una frase per la quale è famoso il Centrafrica, cioè il Centrafrica si chiama il paese dico nella lingua locale, Zo Kwe Zo, vuol dire ogni uomo è un uomo, cioè ogni uomo è importante, ha una sua dignità, indipendentemente dal fatto che questa gli sia riconosciuta o meno. Ma ecco, noi a volte guardiamo, non so, i personaggi in vista, ecco, e dimentichiamo quelli che invece sono persone a cui nessuno pensa e che non sono riconosciute. Ecco, vorrei ricordare soprattutto per questo, ringrazio il signor Sindaco e ringrazio gli altri e tutti voi, grazie, anche se certo è un momento un po' difficile perché da pochi giorni è morta mia mamma, ma naturalmente
anche questo in una ottica cristiana, la morte non è un addio, è una separazione momentanea, quindi ringrazio di nuovo.